questo libro non gigioneggia mai, non ci sono mai concessioni al gusto grosso, non ci sono allusioni pesanti, non ci sono cose troppi richiami, non attualizza, diciamo così, non rende facili le cose che restano difficili. Però ogni tanto partono all'interno di questo libro come dei piccoli snapper, come dei piccoli bengala, che sono questi particolari deliziosi, questo è uno, e deve aver colpito anche Paolo, se è riferimento, perché non è narrativamente significativo, certo non è stato richiamato dal confino a Villa di cui il padre l'aveva condannato perché questo pappagallo fosse così persuasivo, però è una storia veramente bella. E poi il fatto che sia finita in una miniatura si vede che aveva già colpito l'immaginazione, per cui questa è una storia in cui la storia reale, ma anche l'immaginazione, le cose, i dettagli, i piccoli dettagli che si sono trovati deliziosi, dovevano aver già colpito gli uomini del tempo. Quindi davvero da questo punto di vista è un libro ricchissimo che gioca su tanti tasti, che riesce a maneggiarli in tutto in 160 pagine, da cui adesso mi sento un esperto di nuovo secolo bizantino, questa è sicuramente un'illusione, questa è sicuramente la cosa che porta più vicino il testo di Paolo al romanzo, cioè alla sua cosa di quindi far credere a un mondo che però questo mondo è esistito davvero e forse questo tu potresti anche un pochino. Io non so quanto sei d'accordo con la battuta di Croce che riconduceva la storia, quantomeno la narrazione della storia, il concetto dell'arte, diciamo, la ricerca scientifica e quella sulle fonti, però poi la messa in pagina è un fenomeno artistico. Io non sono a corrente di cose di storici contemporanei, storici di oggi, pensino su questa materia, ma sicuramente qui c'è anche molta sapienza narrativa, altrimenti una storia così intricata, così lontana e così anche apparentemente fonorazzesca. Ecco, c'è qualcosa di ottocentesco, perché è una storia di matrimoni contrastati, alla fine, sempre per tornare alla tua storia, in un mente anacadiani. Questa è una storia che lui, una persona sbatte la testa contro una cosa che dice non si può fare, solo che Anna sbatte la testa fino a buttarsi sotto il treno, perché ha sfidato quello dell'epoca, era una situazione sacra. Quest'uomo invece che è l'uomo che guarda le frontiere, quando Bisanzio è un mondo di frontiere che tendono a restringersi, non guarda le frontiere, e nel senso che attraverso di continuo riesce a cambiare le regole. E questo è piuttosto fascinoso, insomma, forse ho fatto un po', forse l'ho costruito un po' troppo come un personaggio moderno, ma sinceramente non credo, credo che questa cosa emerga dal libro e credo che se lo dice Paolo. Se per fortuna o per altra ragione, ma comunque sia la possibilità di un lettore medio italiano documentarsi sul mondo bizantino nell'anno del Signore 2015 è infinitamente superiore a quello che era possibile nell'anno del Signore 1978, quando io, che all'epoca avevo 20 anni, ho incominciato a occuparmi di studi bizantini. All'epoca c'era veramente pochissimo di leggibile, anche per un pubblico, diciamo, di non addetti ai lavori. Oggi l'offerta editoriale è veramente amplissima e non solo in sedi come dire, scientifiche, specialistiche, ma anche da parte di editori, come suol dirsi, di mercato. Non io lo sapevo che andavo a mettermi in una foresta pericolosa invitando lui, perché con l'abilità proprio del chirurgo, no, che va subito a identificare gli organi che hanno bisogno di un trattamento, e lui ha trovato subito alcune di quelle che potrebbe finire le tra virgolette coppie minime sulle quali io ho costruito parte, non tutto, ma ovviamente parte di questo lavoro. La prima parte, ovviamente, la dato scontata, è la ricerca, cioè se non si passano ore, giorni, settimane, mesi, anni, non un anno, un altro ancora, eccetera, lungamente insieme a questi testi che non sono tradotti in italiano per la stragrande maggioranza, perché vanno letti ovviamente nell'originale, se non si riesce a avere la pazienza di incominciare a tracciare un qualche reticolo di coincidenze, corrispondenze, contrapposizioni
tra queste fonti un libro di questo genere non si può certamente scrivere, cioè si scrivono dei libri diversi che sono dignitosissimi anch'essi e che hanno anch'essi il loro mercato, ma non si scrive un libro di questo tipo, si fa un altro mestiere, si fa un'altra cosa. La seconda coppia minima sulla quale Daniele ha posto maleficamente la sua attenzione, ma davvero lo ringrazio perché dà un contributo al dibattito, è quella che ha molto inquietato anche me scrivendo, e mi inquieta sempre quando mi occupo in particolar modo di testi agiografici di vita dei santi di Zacchino, è la dialettica tra due paroline che si assomigliano molto, ma voglio dire due cose diversissime, il topos e il typos. Il topos è il luogo comune, no? Che può essere chiaramente un formidabile espediente letterario, perché partire dal luogo comune, da un qualche cosa di condiviso, ci offre una formidabile occasione di ribaltarlo, di rovesciarlo, di far vedere che le cose non sono, non solo come dovrebbero essere, ma anche come noi ci aspettiamo che se siano. Quindi topos nel greco antico, greco e greco bizantino, e lì il typos. Il typos che cos'è? Il typos è il modello. Il typos è un modello che, attenzione, è un modello che vale non solo come esempio passato, quindi un qualche cosa a cui ispirarsi nel passato, ma vale soprattutto come scenario futuro. Cioè, se Basilio pensa di se stesso come di un Davide, pensa al figlio Leone come un Salomone. Quindi attenzione, Leone non deve rifare Salomone, deve diventare il nuovo Salomone, deve diventare un Salomone nuovo della sua epoca, quindi deve riappropriarsi di un valore tipologico. No? Quindi è una sfida per rifare l'epica, in qualche modo, per rifare un'epica cristiana. Uno degli strumenti di cui questa narrazione si avvale è un criterio, ad ascoltare le tue parole sembra che insomma, in qualche modo ci si sia riusciti, ma il lettore si deve giudicare, indubbiamente però chi ha scritto ha dimestichezza con la trattatistica retorica del mondo antico, ha dimestichezza con le ekphrases del mondo antico, cioè le descrizioni di opere d'arte. Io ho scritto anche alcune cose insomma, sulla descrizione proprio della Santa Sofia in Procopio e in altri autori, e una delle caratteristiche che la precettistica retorica antica raccomandava e segnalava per questo genere di opere era quella che viene chiamata la enargheia, cioè evidenzia, cioè saper mettere cose davanti agli occhi di chi. Da questo punto di vista la mia iniziale seccatura, posso dirlo perché siamo di fronte a una persona squisita che certamente non avrà a risentirsi, la mia seccatura nei confronti del risparmio mondatoriano, nei confronti della mia idea di un apparato iconografico, si è volta in un certo senso in una sorta di sfida, no? A cercare di rendere l'evidenza ancora più evidente. Storia molto complicata perché chiaramente Bisanzio, anche per ragioni ovviamente geografiche, è stato un formidabile veicolo di tradizioni orientali. Abbiamo menzionato in precedenza la storia di Barlaam e Joazaf, che poi la cristianizzazione della leggenda del Buddha, alla quale Bisanzio ha dato una formidabile formalizzazione letteraria, poi lo mettendo dall'Occidente, lo stesso Tolstoi come la conosceva molto bene. Bisanzio è non solo un trasmettitore di forme, ma è anche un rielaboratore di forme. Da questo punto di vista, il fatto che a soli 20 anni di distanza dall'epoca di Harun al-Rashid, di Utprando riferisca a Leone, solo il tramite che riferisce a Leone, storie simili a quelle della Runa Rashid delle Mille e una Notte, è qualcosa che fa indubbiamente pensare, anche se il tema
può essere ulteriormente sviluppato. Non, come dire, negli ambienti esterni al palazzo, tornava nel rigoquinto di Shakespeare quando lui va nei focolai dei soldati la sera prima della battaglia, e quindi si ricollegava anche all'altra osservazione fatta dal professor Viglioli sul fatto che prima di un grande evento ci si ferma e si crea questo intervallo. Allora forse Enrico V si ferma prima della battaglia, come forse allora Cesare aveva veramente detto il dado è tratto in greco, prima di varcare Rubicon, nel senso che c'è questa cosa che va al di là del semplice autocompiacimento della citazione, cioè la citazione diventa veramente un momento di confronto. E ultima domanda, mi sembra di ricordare che nel Robinson Crusoe c'è un pappagallo che dice povero Robin, povero Robinson. Non so se le conoscenze dell'autore potessero, visto che siamo a livello comparato che taglia i secoli, mi è fatto venire in mente questa cosa, questo ricordo, diciamo, di infanzia, però il pappagallo effettivamente è un animale che solletica l'esotismo e la curiosità anche per questa sua capacità di avvicinarsi all'uomo che altri animali, forse appartenendo all'inverno, non hanno. Ecco, solo questi piccoli spunti, e se pubblico qualche domanda invece più elaborata, prego. L'intento era proprio quello di provare a sintetizzare in poche righe la differenza di Leone, imperatore con quattro mogli, ed Enrico VIII con quattro mogli riconosciute più una valanga di amanti, altre donne, e via dicendo, e sottolineavo tutto sommato la maggiore, passatemi il termine, la maggiore bontà o comunque la minore crudeltà di rispetto all'Enrico VIII, che sicuramente era superiore nello sport, superiore nella caccia, era un uomo molto sanguigno, cosa che difficilmente si può dire di Leone. Se la cavavano sicuramente molto bene entrambi con la letteratura e con la musica, si deve ricordare le più belle canzoni del Rinascimento, Green Sleeves, scritta per una sua fiamma, ma come figura complessiva, anche per quanto riguarda il lascito all'arte e alla cultura, sicuramente Leone ha qualcosa in più.